gentili telespettatori, buonasera a tutti e pace e bene dal vostro padre Ugolino. Dalle prime immagini della nostra trasmissione avete già capito chi sono gli ospiti di questa sera, a chi sono e cosa fanno. Edoardo Ianello e Vilma Goic. Ciao Vilma, come stai? Ciao. Stai bene? Stai, eh? Tu stai bene? Bene, grazie. Vi ritrovo sempre giovani, vi ritrovo sempre belli tutti e due, non è vero? Manca qui la vostra Cristina, mi sembra. No, no? Susanna. Susanna, ecco, Susanna. Scusami. Troppi bambini, vedi tu. Ne vedo tantissimi di questi bambini. Ecco, com'è questa Susanna? È diventata grandicella ora, non è vero? Beh, una decina d'anni, mi sembra, non è vero? Quasi 10 anni. Bene, la quinta elementare, una bambina molto sveglia, intelligente, simpatica. Benissimo, comunque l'abbiamo già pensata in questo istante, però voi sapete benissimo che la nostra rubrica, chi sono e cosa fanno, io faccio tante e tante di quelle domande per vedere in realtà cosa c'è qua dentro, Edoardo? E cosa c'è qua dentro, Vilma? È curioso, sì, ma più che altro sono curiosi anche i nostri telespettatori, perché ormai questa rubrica è entrata nelle case di tutti. E con chi sono e cosa fanno portiamo avanti un certo discorso. Facciamoci subito, diamo la precedenza a Vilma. Dunque, senti un po', Vilma. Sì. Dunque, noi ci siamo conosciuti diversi anni fa. Tu sai benissimo quali sono stati i nostri colloqui, i nostri rapporti. Sono venuta a casa tua. E c'era presente anche tuo marito, abbiamo parlato di tante tante cose, eccetera eccetera, no? Da allora sono cambiate, diciamo, queste cose. Bene, dimmi un poco, tu come sei oggi? Sei una donna serena, una donna tranquilla, una donna pacifica, oppure hai cambiato carattere? Cosa è successo dentro di te? Ma sono una donna serena, questo sì, oggi nonostante siano cambiate molte cose e abbia attraversato dei momenti meno sereni, questo senz'altro, però superatissimi, adesso tranquilla, felice, devo dire, abbastanza, con le mie piccole riserve come hanno tutti ovviamente. Le tue bufere le hai saputa affrontare oppure sei stata vittima di queste bufere? No, non amo essere una vittima in nessun momento della mia vita, le affronto, pago e... Hai saputo anche pagare bene? Non lo so se ho pagato bene, ho pagato sicuramente. Lo domando a Edoardo, anche Edoardo ha trovato le sue bufere, le sue tempeste, chissà povero uomo anche lui come si è incappucciato per poterle superare e poi non so che cosa sia successo, sentiamolo da te. Ma io invidio Vilma che sia diventata serena, io non sono mai stato sereno in qualunque momento della mia vita, perché credo che la serenità purtroppo si raggiunga solo alla fine, ma non è una meta che sogniamo di raggiungere presto. La vita è sempre piena di problemi, di affanni, quindi dire di essere sereni è impossibile, perché uno non sa mai intanto cosa vuole, quello che ha non gli basta mai e quindi è sempre una lotta che comprende il lavoro ovviamente, che è sempre una cosa che ti dà molti dispiaceri e molte preoccupazioni.